Buonasera, buonasera, ben ritrovati amici telespettatori, nuovo appuntamento con Siamo Dilettanti, una puntata possiamo dire speciale perché abbiamo degli ospiti davvero importanti, non che non abbiamo avuti nel corso delle stagioni, ma ovviamente adesso vi ripresenteremo, capirete il motivo. Ovviamente parleremo anche dei campionati di Serie D ed Eccellenza, che è poi il sale della nostra trasmissione, quindi cercheremo di dare un po' aggiornamenti di quello che sta succedendo in questo periodo, i continui rinvii in Eccellenza, questa rincorsa disperata in Serie D nel recuperare più partite possibili, proprio mentre ci si avvicina alla fine della stagione. Allora andiamo subito a togliere la curiosità, anche se poi sui social, nel corso dei giornali, insomma, il nostro Pasquale Cangioniello, che vado subito a salutare, ha già tolto il velo a quelli che sono i nostri buonasera ospiti. Andiamo a salutare subito Ruben Olivera, il collaboratore tecnico della Aprilia Calcio. Buonasera Ruben. Buonasera a tutti. È ben voi, ritrovato, buonasera, perché per lui è un ritorno. Così come andiamo a salutare chi abbiamo avuto qualche settimana fa ospite Skype, abbiamo il piacere di averlo qui nei nostri studi, Claudio Gavillucci, arbitro della Football Association. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Pasquale, un saluto anche a te. Altro che siamo dilettanti questa sera, insomma. Sì, dovremmo oscurare il titolo. Il piacere di avere tanti anni di Serie A, di calcio di Serie A, vissuto da diverse prospettive, sempre in campo, entrambi, insomma, dal direttore di gara al calciatore. Quindi ci potrebbero raccontare, insomma, tanta storia recente del calcio italiano, ma adesso anche inglese, perché Claudio, insomma, è nel Regno Unito. Cosa è cambiato dall'ultimo collegamento telefonico a oggi nella sua esperienza in Inghilterra? Beh, diciamo purtroppo poco, perché il Covid ha continuato a incidere su... Anche se le cose vanno molto meglio adesso, sì, in Inghilterra. Sul proprio... campionato, io parlo dal punto di vista calcistico. Sicuramente dal punto di vista, diciamo, dell'attività normale, lavorativa, della vita quotidiana, molto meglio, perché eravamo chiusi dentro casa quando ci siamo sentiti, invece oggi in Inghilterra ha ripreso a vivere. E dal punto di vista calcistico poco, perché si è iniziato il campionato e poi si è deciso di interromperlo, a meno per quanto riguarda la National League, dove in questo momento arbitro, e quindi si passerà direttamente alla prossima stagione. Ruben Olivera, insomma, abbiamo raccontato venerdì quello che è successo, ti è successo appunto nei nostri telegiornali, un fulmine al ciel sereno, chiaramente ne parleremo. Tu adesso sei davvero sereno, perché in pochi giorni la tua vita è cambiata in qualche modo, no? Sì. Però adesso hai metabolizzato quello che avrai davanti a te. Ho metabolizzato, sì, la situazione che ho avuto, no? Un problema cardiaco che mi ha stroncato gli ultimi mesi di carriera. Però subito già mi sono messo in campo, diciamo, però dall'altra parte, insieme a mister Galuso dell'Aprilia Calcio, quindi mi sta dando una mano pure a capire certe situazioni, perché il mestiere mio da qua in avanti sarebbe quello di fare l'allenatore, e quindi già subito ho staccato di qua, sono passato dall'altra parte per cominciare questa nuova avventura. Gavillucci ha detto una cosa interessante prima della trasmissione: è andata bene così. Sì, no? È andata bene così, perché ho questo problema cardiaco che non è una cosa molto, molto normale, e che c'aveva grossi rischi se continuavo a fare sport agonistico. Quindi mi hanno trovato nel momento giusto, e sono stato fortunato, perché quando ho sentito questi dolori subito sono andato in ospedale in Santa Maria Goretti, mi hanno trattato benissimo, con gente molto, molto preparata. Competente. Questo, Gavillucci, gli porta ancora maggiore attenzione sulla visita sportiva, insomma, sull'idoneità degli atleti, insomma, a prescindere dalla categoria, anche gli arbitri, insomma, sono soggetti ad un protocollo sanitario, non si deve lasciare mai nulla al caso. Assolutamente no, ecco, nemmeno a farla apposta oggi ho fatto la mia visita medico-sportiva, sì, qui a Latina. E perché devo essere onesto, in Inghilterra, al di là di quelle che sono le polemiche qua in Italia, invece noi devo spezzare una lancia a favore della medicina sportiva italiana, perché ad esempio in Inghilterra non sono così scrupolosi come in Italia. Qualcosa c'hanno anche loro un po' di meno. No, devo essere sincero, noi eravamo visitati, veniamo ricoverati 2 giorni all'acqua cetosa, alla medicina dello sport dell'acqua cetosa, e ci venivano fatti tantissimi esami ed erano molto scrupolosi. Tanti miei colleghi hanno dovuto subire ulteriori esami per casomai con un extrasistole in più, ecco.
Quindi devo dire che secondo me la medicina italiana sportiva rispetto a quella inglese è sicuramente più accurata. E no, adesso che dicevi questo mi viene in mente, io ricordo purtroppo la giornata in cui venne a mancare improvvisamente Davide Astori. Io ero a Torino, mi ricordo, forse è uno degli episodi più brutti della mia carriera che porterò dentro, perché eravamo a pranzo, stavamo per accingerci a mangiare e arrivò la notizia, perché c'era appunto la partita di mezzogiorno. E quindi sono cose, ecco, quello, per quello che dicevo a lui, devi essere contento comunque sia, il lato positivo è questo, perché sicuramente è importante prima di tutto la salute, prima della carriera, prima di tutto. Certo, che poi la visita medica, diciamo, di inizio stagione magari non ha riscontrato quello che poi ti è successo qualche giorno fa. No, perché per cui è difficile incontrare questo tipo di anomalia, secondo me, perché devi approfondire parecchio. In Serie A o in Serie B, in Serie C, in Serie D, quello che è, e comunque le visite sono, come ha detto lui prima, sono molto, molto, fatte molto bene, però magari non riescono a andare proprio dentro allo che è il cuore in sé, no? Questa anomalia che escono fuori. Quindi era un'anomalia molto strana, mi hanno trovato, quindi non è una cosa che capita a tutti i giocatori, però sono d'accordo con lui che in Italia sono molto preparati e scrupolosi. Sì, moltissimo. E allora il ruolo e il passato, possiamo parlare di passato ormai, sì, insomma, certo, di Ruben calciatore condensato in questo contributo che abbiamo realizzato noi della redazione. Latina, Olivera, gol! E ci sono anche calci. C'è il gol! E questa è la notizia, sempre Terenzi, la tira che segna sul rigore. E doveva tirarli lui sempre! Ruben Olivera, la sua pazienza! Parte Olivera, gol! Gol! Non deve finire oggi! Non deve finire oggi! Tutti ad abbracciare Olivera! Questa è la parte conclusiva della clip, immagini, musica, arrangiamento del regista Luigi Papa, il passato, il presente tra Serie B e Serie D, ovvero gli ultimi anni di Ruben Olivera calciatore. Anche la Lega Nazionale Dilettanti ieri ha postato sulla propria pagina il tuo addio al calcio. Qui è ribadito chiaramente i temi che hai appena enunciato, insomma, sulla tutela, sulla attenzione massima in materia di prevenzione sanitaria. Una cosa importante, vedendo queste immagini, Serie D, Serie B, la stessa cosa, insomma, giocavi come se fosse ancora la Champions League con la sì, Juventus. Sì, per me, te lo dicevo pure l'altra volta, per me è una passione. Io mi alzo al mattino pensando al campo, pensando a quello che devo fare nell'allenamento, ancora devo partire 2 ore prima. Per me è una passione, perché poi all'età mia mi devo curare di più in certi aspetti per andare dietro a ragazzi di 20 anni. Però l'ho fatto con passione, perché mi piace aiutare i più giovani, pure a quelli grandi, stare a disposizione dell'allenatore. Perché per me il calcio, andare dietro un pallone, per me è sempre stata la cosa più importante della mia vita, diciamo.
del mio lavoro, quindi l'ho fatto sempre con passione. Di volte ho sbagliando tante volte, infatti ho pagato pure per aver fatto tanti errori, pure come personalità, magari di non ascoltare o di essere un po' troppo ruento con allenatori, compagni, con gli arbitri, presidenti, quindi ho pagato questo carattere un po' forte che avevo, perché adesso mi sono placato, ovviamente sono cresciuto, però per me è stato tutto. Gavillucci annuisce l'arbitrato? Mi viene in mente perché come in Sud America come la chiamano? La garra. Sì. Sì. E lui è un giocatore tipico sudamericano, nel senso che io ricordo quando ci incrociavamo e studiavamo, no? Gli arbitri studiano e Ruben era uno di quei giocatori che quando lo vedevi partire dovevi già mettere mano al cartellino giallo se andava bene. Sì, loro mi dicevano sempre che ero molto ruento, no? Avere un fisico possente e con la velocità con che entravo, sì. Arrivavo... tante volte mi ammonivano solo perché alzavo il giocatore, anche se prendevo la palla, però... Bravo, io mi ricordo proprio un episodio dove io l'ammonii a Brescia, dove lui fece un intervento con un velocità e salto veramente pericoloso, dove però prese effettivamente tutto pallone. E lui prese il pallone, mi venne incontro, io tirai fuori il cartellino giallo, lui mi disse, ho preso il pallone, gli ho detto, meno male. perché se prendevi lui gli spezzavi la gamba. La VAR l'avrebbe aiutato? No, a me non mi piace, infatti... Non lo so, perché lui dico spesso... A palla lontana, però era anche bravo a provocare i giocatori e gli avversari. Sì, sì, vero, fa parte del gioco, questo. Certo, almeno certo. Io sono un arbitro, siccome vengo dal calcio, nel senso che io giocavo a pallone, ero tifoso di calcio, sono tifoso di calcio, sono un amante del calcio, è il motivo pure per cui ho riniziato dai dilettanti, no? Un po' come Ruben, lui ci ha finito, io ho ricominciato. Perché, come dice lui, io non mi vedo, è difficile vedermi fuori dal campo, no? A differenza dei giocatori, non abbiamo la possibilità, diciamo, di continuare a stare in campo da arbitri, no? Quindi fino a che posto ci vado. E la cosa è questa, è difficile dire basta, ecco. Beh, ti stiamo vedendo adesso in alcune... immagini, dopo la vicenda giudiziaria comunque non hai esitato a tornarci su quei campi dilettantistici alle prese con i ragazzi delle giovanili, anzi io leggendo anche un passaggio del libro L'uomo nero, una questione si è sollevata intorno al fatto che anche ai fini educativi, formativi avevi più piacere ad andare a allenare non so, gli allievi regionali provinciali piuttosto magari che una terza categoria. Sì, sì, no, questo assolutamente è stato poi il motivo per cui purtroppo ho dovuto dire basta qui in Italia, perché sarei rimasto se mi avessero dato la possibilità di fare quello che ho iniziato a fare appena sono stato dismesso dalla Serie A, tornare nelle giovanili per cercare innanzitutto di dare una piccola gioia ai ragazzi, ai bambini, vedersi casomai un arbitro di Serie A arbitrare, certo, come piuttosto casomai un calciatore, no? E poi per dare appunto un'impronta educativa soprattutto ai genitori, al contorno, che guardano più al risultato anziché al divertimento dei propri figli, no? E a quello che poi dovrebbe insegnare lo sport, cioè che non è la cultura della sconfitta più che della vittoria, ecco. Ma... Gavillucci, torna in Italia, abbiamo bisogno di te, scrivono da casa. Purtroppo dal punto di vista, diciamo, personale ci torno volentieri, anzi sto meditando anche di ritornarci in pianta stabile, perché purtroppo la situazione appunto pandemica dal punto di vista lavorativo non mi ha aiutato molto, però dal punto di vista sportivo, come dicevo prima, è difficile, perché le regole in Italia sono chiare, un arbitro che finisce non può tornare indietro come un calciatore, ecco. Certo. Ma deve per forza di cose uscire. Ecco. Con l'addio al calcio giocato di Rubio Olivera, il mondo del pallone perde un grande protagonista che ha onorato il gioco del calcio sia sul campo che fuori, perché un campione si riconosce soprattutto dall'uomo che è Spartaco d'Aprilia. Io sto leggendo i messaggi WhatsApp che arrivano, ne stanno arrivando tanti anche via SMS, quindi abituiamoci questa sera ad avere messaggi di questo tenore, caro Pasquale. Sì, assolutamente, perché poi immaginavamo insomma che la presenza di personaggi simili del calcio italiano, perché anche Olivera ormai è italiano, sì, ormai è doppia cittadinanza, che sì, ormai, quindi sì, sì. Assolutamente.
Claudio, dico sempre che i ragazzi hanno tempo di formarsi, eventualmente anche di correggersi, anche se poi i modelli che a volte apprendono, insomma, dal contesto nazionale non sono poi così edificanti. Allora, mi vedo anche nel calcio giovanile dei comportamenti da correggere. Ma quando ti viene ad arbitrare Claudio Cavellucci, che ha fatto la Serie A, come reagisce il ragazzo di 14, 15, 16 anni? Guarda, devo dire che loro, diciamo la componente giovanile dei ragazzi, diciamo, sono quelli che hanno reagito con più indifferenza, nel senso che fondamentalmente a loro interessava soltanto, come diceva prima Rubel, correre dietro a un pallone. Ok. E questa cosa è bellissima, cioè chi ha sentito di più la soggezione di avere un arbitro di Serie A erano sicuramente i dirigenti e gli allenatori, no? Che volevano fare, tra virgolette, bella figura. Ma i giovani, i ragazzi si divertivano e basta, ed è giusto che sia così, ecco. Ruben, in campo parlavi prima del rapporto con i giovani. Allora, visto che ci hai appena confermato, insomma, non siamo né a dirlo, che a volte il tuo carattere ha costituito un limite, forse anche la tua carriera. Sì. Come intervieni sui ragazzi, sui giovani di Lega, ad esempio, della Serie D, che hanno 19, 18 anni, 20? Diciamo che i giovani da adesso non sono diversi da quelli quando sono cresciuto io, sicuramente quando ha cresciuto pure Claudio, perché magari noi all'inizio ascoltavamo di più ai quelli che grandi. Adesso a 20 anni era la Juve, se non sbaglio. Sì. E infatti là uno non fiatava, no? No, però già quando stavo prima in Uruguay, che ero giovane. Adesso ai ragazzi tante volte se deve dire le cose 3-4 volte, ci sono tanti modi di farli capire la strada giusta, purtroppo, però guarda, io sono convinto che al giovane di oggi se deve stare dietro, se deve parlare, insistere, arrabbiarsi nel momento giusto, però insistere sempre nel dialogo, a parlare, insegnarli, farli vedere. Credo che in Italia ci sono tantissimi giovani di prospettiva importante calcisticamente, tantissimi. Che però stanno giocando poco, è uscita una percentuale oggi sul giornale, stanno giocando pochissimo, quindi... Però sono giovani che si abbattono. Sì. Si abbattono subito, poi vogliono cambiare aria, vogliono cambiare squadra, e cominciano a girare, cominciano a fare e si perdono per strada. Secondo me è il fatto di che insistere, avere pazienza con loro è la cosa più importante, perché hanno tante, tante qualità i giovani italiani. E questo ti stimola come allenatore a poter aiutare i giovani? A voglia, per quello infatti la Serie D ho visto tantissimi giocatori bravi, con tanta potenzialità, acerbi in tante cose, tante volte peccano di carattere, un carattere un po' particolare, che sono molto istintivi. Però, come ti ho detto prima, insistendo nel lavoro, credo che possano uscire grandissimi valori. Sarebbe lungo l'elenco dei calciatori importanti che hai arbitrato, Claudio, ovviamente, visti i tuoi trascorsi in Serie A. Uno sta. Eh? Uno ce l'abbiamo qui. Chi è? Ah, chi è? Non lo sapere. Ma se io vado in primavera, quindi tu hai arbitrato anche la primavera, insomma. Sì, sì, sì. E quindi lì in prospettiva ne hai arbitrati altrettanti di campioni. Lì forse si capisce ancora meglio, è uno snodo fra il campione che diventerà e magari quello che si perde, anche dall'atteggiamento in campo. Sì, mi ricordo per esempio quando vidi la prima volta a Chiesa e capii subito che era un ragazzo promettente. E la stessa cosa vale per... adesso mi sfugge il nome, giocava con la Regina, lui era il numero 10 della Regina, adesso è a Sassuolo. Perso un po' il... Lo chiedo in regia, c'è un tifoso della Regina, quindi... Adesso mi viene in mente, aiutami Oliveira. La Regina? Che gioca tuttora col Sassuolo? Sì, gioca col Sassuolo, se non sbaglio gioca tuttora col Sassuolo. Sicuramente 2 anni fa. Ruolo? Alto, capello lungo. Missiroli, lo stavo dicendo adesso anche io. Perfetto. Sì. Missiroli, per esempio, la prima volta che lo arbitrai a Reggio, e capii che sicuramente sarebbe arrivato in Serie A. E, per esempio, io ho arbitrato Morata la prima volta che venne in Italia con la Juventus, era un ragazzino,
entrò a Cesena, mi ricordo, in una partita, la prima volta lo vidi dal vivo e dissi, mi impressionò perché un giocatore con quella stazza fisica, con quella rapidità di gambe, non è facile trovarla, con quella tecnica. Di solito quando c'è il fisico non c'è quella tecnica e quella rapidità di gambe. Ecco, poi alla fine andò via dalla Juventus e dissi non ci capisco niente di calcio, invece poi piano piano visto, si è fatto strada ed è tornato. Senti Claudio, dalla tua dismissione al libro L'Uomo Nero, la vicenda giudiziaria, l'Inghilterra, arriviamo oggi con le nuove denunce di un sistema con zone d'ombra, denunce gravi come quelle che avevi lasciato intendere te in tempi non sospetti, insomma. Che cosa sta accadendo e che cosa dovremmo ancora venire a conoscere del mondo arbitrale? Qui intanto vediamo immagini dagli spalti della famosissima sì. Sampdoria-Napoli. E guarda, onestamente mi dispiace di questo perché sicuramente al di là del fatto che la magistratura dovrà accertare le responsabilità qualora ci fossero e quindi diciamo dobbiamo essere garantisti fino a che non avremo un giudizio. E sicuramente gli audio che sono usciti e le chat che abbiamo visto sono inequivocabili, quindi onestamente mi dispiace per l'immagine dell'associazione, che però l'associazione non si identifica soltanto con delle persone, perché l'Associazione Italiana Arbitri conta 30.000 associati, quindi chi ha commesso, se sono stati commessi dei reati, dovranno pagare. Io avevo denunciato un sistema di valutazione che non era sicuramente trasparente, che sicuramente lasciava degli ampi spazi di discrezionalità che potevano sfociare in arbitrio e che non garantivano a degli atleti, perché poi alla fin dei conti gli arbitri sono degli atleti, non garantivano appunto quello che in una competizione sportiva deve contare unicamente, che è il merito sportivo. È diventata famosissima quella partita per la sospensione della gara decisa dall'arbitro Gavellucci per insulti razzisti a Koulibaly. Se ne parlò tantissimo, sì. Anzi, se non hai fatto ti invito a leggere il libro L'Uomo Nero di Claudio, si capiscono tante cose che io dico per decenni erano criptate, insomma, non si conosceva questo mondo. Sei stato mai oggetto di insulti razzisti dagli spalti? Sì, tantissime volte. Però no, non mi applico, non sono uno che vado dall'arbitro a fermare la partita, non lo condivido ovviamente perché una cosa è brutto, però non l'ho mai, mi è capitato pure in Serie D, quando c'erano pure i tifosi. In Serie D, sì, no. Sì, però no, non mi viene di fermare la partita, le cose, perché vado oltre, io personalmente ti parlo, sono... Magari se sto sullo spalto e vedo che un tifoso insulta un giocatore di colore, magari le posso dire qualcosa. Bravo, magari le, bravo. Però se me le toccava a me, ti dico la verità, mi scivolava. Scivolava molto. Rivedendo queste immagini, Claudio, torneresti a sì, prendere quelle decisioni? Rifarei tutto perché, come dice Rube, ognuno poi le vive in una maniera differente, no? Io probabilmente come lui, se me l'avessero detto a me, no, e me ne hanno dette di tutti i colori, non so, perché potete immaginare, no? Durante gli anni quante insulti ho preso di tutti i colori, però ecco, siccome non erano rivolti a me e siccome avevo una divisa addosso, dovevo far rispettare le regole, quindi questo è insito nel mio modo di essere. E quindi penso di aver fatto, anzi credo, sono sicuro di aver fatto la cosa giusta, che rifarei. Ma la Koulibaly te lo chiede? No, lì me lo chiese, il primo che diciamo che iniziò fu Sarri. Sia per le proteste, soprattutto nei confronti dei napoletani, mm-hmm. con il coro Lavali col fuoco, e poi successivamente per quelle rivolte a Koulibaly. Ma Koulibaly non mi ha mai chiesto niente, è stato il capitano Insigne, ma prima di tutto era Sarri con il quarto uomo. Capisco. Che insisteva minacciava di ritirare la squadra, ecco. Quindi io sono onesto, anche perché l'arbitro è concentrato nel terreno di gioco, quindi non sempre si può ascoltare tutto, certo. Quanto, si può sentire tutto quanto.
e il quarto uomo, la procura della federale sono a bordo campo proprio per sentire anche, per fare anche questo. E quindi sono stato attenzionato, dal momento in cui sono stato attenzionato la prima volta ho iniziato a farci caso, e poi quando tutta la curva lo gridava, e a quel certo. punto cioè, si sentiva anche da casa, perché poi il problema è anche questo, no? Certo. Perché poi chi guarda la partita, mia figlia mi ricordo mi disse questa cosa qua, mi disse ma perché sentivamo i cori, cioè, quindi anche una bambina no, se ne accorge. La domanda che volevo farti, come sta cambiando, come è cambiato il modo di vedere le partite quest'anno proprio con questo silenzio, visto che non c'è pubblico? Insomma, sentiamo anche il grandinetto, alziamo l'audio per vedere quello sì. che si dice, insomma, e capiamo quello che poi stanno dicendo gli arbitri. Penso che sarei d'accordo con me, non è una sì. cosa bella. No, sì. Perché poi no, ma sia per gli arbitri, campo alla fine no. anche voi. Ma certo, ma assolutamente. Io sono uno di quegli arbitri che ha sempre avuto dialogo. E avevo dialogo sia da arbitro a giocatore, ma poi naturalmente col passare degli anni, quando con arbitri sempre le stesse squadre, sempre gli stessi giocatori, con alcuni si instaura anche un tipo di rapporto, no? Mm. Che è un rapporto solo da campo, che se, anche alcune volte non nascondo che mi sono anche mandato a quel paese con i calciatori, no? Ma sono cose da campo, che però purtroppo, con la situazione attuale, non è possibile fare. Quindi gioco forza bisogna spingere un po' sull'acceleratore degli cartellini, anche se tante volte in situazioni con il tifo non si sarebbe dovuto, sì, si sarebbe certo. fatto, capito? E io immagino la stessa cosa dei calciatori, che loro sono abituati a dire delle cose che vengono dettate dal momento. Sì, è vero, è vero. Tante volte, pure quando discuti con un avversario, no? Che vai un po' oltre, adesso l'arbitro sente e ti ferma, no? Prima magari continuava e si creava una rivalità in quella partita con un avversario. Adesso si sente tutto, pure quando il mister ti vuole dire qualcosa da vicino, guarda qua, si sente mani così, sì, si sente mani, la bocca, sì, è brutto. È così, diciamo, soprattutto, ripeto, secondo me si perde un pochettino il bello del campo, ecco, non sì. del calcio, del campo, di quello che fa parte del pathos del campo, sì. I tifosi aspettano con impazienza in queste ultime stagioni le designazioni arbitrali, no? il tifoso di calcio, perché dice no, perché l'arbitro all'ultima partita ha penalizzato la nostra squadra, sì, poi sì, chissà sì. che, insomma, vedo che la tifoseria è molto attenta alle designazioni, davvero molto attenta. Diciamo che questa è tipico dell'italiana, è una cultura tipica italiana, perché per esempio in Inghilterra l'arbitro è anonimo, anche arbitri di livello, non soltanto a livello dilettantistico. In Italia abbiamo questa cultura del sospetto che l'arbitro possa vendicarsi della partita che dopo. Poi è l'arbitro che nella partita precedente dell'andata mi ha ammonito, certo, mi ha detto sì, che sì. oppure ha fatto quello. E allora, purtroppo questo io penso che sarà difficile toglierlo, quindi ci sarà sempre e probabilmente sarà sempre maggiore, ecco. Però io non lo condivido, ecco. Certo. Pasquale, sta volando la trasmissione, direi di andare in pubblicità e poi subito con il primo collegamento Skype che abbiamo, vi ricordiamo, Valerio Minnocci, attaccante del Team Nuova Florida, Luca Guadalupi, centrocampista della Flaminia, e Alessio Murcia, direttore sportivo dell'Aranova, ma ovviamente non ci faremo scappare altre curiosità da parte di Claudio Cavellucci e Ruben Oliveira, fra poco. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo, attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione, chiama i nostri numeri. Salve, siamo a Roma, in via Tiburtina 852 alla Resingo. Avevo un sogno, creare un'azienda per fare materassi per letti, divani letto,
camper e barche su misura in soli 30 minuti, metterli sotto vuoto e caricarli in macchina, così da risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre, avere un reparto di gommapiuma a taglio per imbottire e cucire i vecchi divani e farli diventare come nuovi. Sogno realizzato. Non smettete mai di sognare, perché non è mai troppo tardi. Un saluto da Paolo Di Fazio. Bravo! Grazie! Un panorama fantastico per una serata magica. Questo Priezze Ciccariello, così fresco e frizzante, è il compagno ideale per iniziare nel modo giusto. Una serata da sogno. Preferisci rosso? Sì, purché sia il Saracino Ciccariello. Ottima scelta. Vini Ciccariello, gocce di gusto inimitabili. Alla Resinom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Ma non tutti lo sanno, ed è per questo che facciamo pubblicità! La ristrutturazione del futuro ha un solo nome, Edilfuni. Edilfuni opera nel settore edile mediante l'ausilio di funi. Ristrutturazione completa di facciate, cornicioni e frontalini, balconi, installazioni canne fumarie, pulizia e sostituzione grondaie, impermeabilizzazione di ogni tipo, pulizia vetri. Operiamo anche in zone non raggiungibili con sistemi tradizionali, abbattendo i costi di suolo pubblico. Edilfuni, una garanzia. Alla Resincom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Troppo facile! Bravo! Grazie! Wellness Suite Affondi è un centro specializzato in rimodellamento fisico naturale senza l'utilizzo di tecnologie invasive. Il tempio della bellezza e del benessere a 360 gradi. Con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e area relax con tisaneria. Wellness Suite, centro di estetica clinica integrata. Affondi, in via Luigi Punzi 50. Nasce la prima Medical Spa della provincia di Latina. Centro di medicina, estetica e performance. Wellness Medical Center. Bello ballare, ma alla Resincom siamo bravi a fare i materassi per letti, divani letto, camper e barche su misura in soli 30 minuti. Li mettiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina, così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre, rimbottiamo i cuscini e i vecchi divani per farli diventare come nuovi. Non smettete mai di sognare, né di ballare. Bravo! Grazie! Un saluto da Paolo Di Fazio. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo, attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione, chiama i nostri numeri. E allora ben ritrovati, Ruben Oliveira, collaboratore tecnico dell'Aprilia, e Claudio Cavillucci, arbitro della Football Association, ospiti qui nei nostri studi. Qualche messaggio: il leone alato sembra che sia ritornato, adesso serve vincerle tutte per un secondo posto equivalente Lega Pro, sempre solo forza mitico latina. Altri due messaggi: Ruben in campo è e sarà la tua vita, vai mister Oliveira, Ruben sei un grande, e c'è un bambino che praticamente ha postato una foto con te, e quindi poi magari durante la pubblicità cioè un ragazzo della Racing Club Aprilia, quindi è uno dei giocatori giovanili che ha postato una foto con te, ovviamente ti fa l'imbocca al lupo. È arrivato anche un messaggio sotto la diretta Facebook, perché noi siamo anche in streaming, dell'avvocato Camillo Auteri, che ti saluta, insomma, e che ti fai complimenti perché continui ad essere un esempio anche fuori dalla, un amico. Ho fatto lo screenshot e poi te lo mando. Vabbè. Sì, noi stiamo leggendo solo messaggi SMS e WhatsApp, stanno arrivando ovviamente quelli
Facebook. Ha fatto bene Pasquale a ricordarne uno. Andiamo adesso con quello che è successo in Serie D domenica scorsa e poi il primo ospite Skype. Intanto arriva, ciao Claudio, sei sempre grande, Egidio. Non sappiamo di quale Egidio si tratti, però. Non credo sia il nostro direttore, quindi so. Egidio Fiamma, quindi è un amico. Zio Chicco di martedì scorso? Che poi alla fine abbiamo scoperto che era uno del senso. Assolutamente. I gol di domenica scorsa. Trastevere sconfitto e scavalcato in vetta alla classifica, altro scatto del Monterosi verso la C, torna a vincere il Latina. Pari ed emozioni tra Cinzialba Longa e Atletico Terme Fiuggi. 6 giornate alla fine, recuperi esclusi. Girone E. Allo stadium il Trastevere senza Pirozzi convalescente si fa sorprendere nel primo tempo da Zini e Arras della Pianese. Bertoldi nella ripresa fallisce un rigore prima del tris di Lepri. Aquila Montevarchi a più 3 dopo la vittoria con la Sina Lunghese. 1-1 già nel primo tempo tra Montespaccato e San Giovannese. Squadra di Ferrazzoli avanti sul tiro cross di Anzini. Rossetti pareggia sugli sviluppi di una punizione. Stesso risultato dell'Ostiamare che in Val di Pesa con il San Donato Tavernelle nel secondo tempo va sotto sul gol di Noccioli, ma a pareggiare i conti per i lidensi ci pensa Moi. Beffa finale per la Flaminia, sconfitta 4-3 in trasferta dal Follonica. Nel primo tempo vantaggio toscano di Mencagli, Sciamanna firma l'1-1, ripresa, sorpasso con il gol di Sirbu e 2-2 del Follonica ancora con Mencagli. Dopo la mezz'ora Tomassini fa il 3-2 ma Sciamanna doppietta al 90esimo trova il 3-3. Nel recupero è decisivo il rigore siglato da Losicco. Girone F, a Genzano di Roma, l'Atletico Terme Fiuggi si porta in vantaggio con il senegalese Fall nel primo tempo. Nella ripresa un super D'Agostino ribalta il destino della gara con una doppietta delle sue, ma all'ultimo respiro direttamente da calcio d'angolo Tucci regala il pareggio per i ciociari. Girone G vede la Serie C il Monterosi che liquida l'Arzachena a domicilio in 27 minuti. Siviglia e Cancellieri firmano la 20ª vittoria della squadra di D'Antoni. Successo in rimonta del Latina, costretto in 9 uomini in casa della Fragolese che segna dopo una manciata di secondi con l'ex Energe. Magia di Corsetti, destro a giro all'incrocio per l'1-1, ad inizio ripresa rosso ad Alonzi e nel recupero ad Allegra. Ma è Sarrizu, in contropiede, a trovare l'1-2 che consente ai pontini di riprendere al secondo posto e con una partita in più da recuperare la Visartena, che perde a Muravera. Un gol per tempo per i sardi a segno con Geroni e il francese Legal. Primi 40 punti in classifica per l'insieme Formia che aggancia il Carboni al quale rifila 4 reti. Nel primo tempo i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti firmate da Camille Gomez. Nella ripresa i tirrenici controllano il risultato e nel finale arrotondano il punteggio con Del Prete e Tuncarà. Finisce 2-2 tra Cassino e Nocerina, in vantaggio con Orlando la squadra di Grossi subisce l'1-2 di Morero e di Achité. Un punto casalingo per il team Nuova Florida nello scontro salvezza con il Nola che passa in vantaggio con Russo all'11esimo, ma al 20esimo il pareggio arriva da Valerio Minnocci, 17 anni appena compiuti, al suo primo gol in Serie D. Ben ritrovati allora amici telespettatori, continuano ad arrivare dei messaggi e aspettiamo ovviamente il primo ospite Skype, Valerio Minnocci, attaccante del team Nuova Florida. Aspettiamo, così non ci dice ancora di aspettare un po' appunto eccolo qua, ce l'abbiamo. Buonasera Valerio. Buonasera. È talmente timido che già si nascondeva appena... Ma questo ha già fatto 10-12 partite in prima squadra, 17 anni, complimenti Valerio. Da poco l'hai compiuti, 29 aprile, giusto? Sì. Non è da tutti, insomma, a 17 anni appena compiuti, aver già collezionato una dozzina di partite in Serie D ed aver fatto anche il primo gol. Ci hai pensato? Sì, sì. Ci puoi un po' raccontare quello che è successo domenica in Team Nuova Florida Nola? Guarda, è stata per me un'emozione fortissima. Infatti al gol si vede pure che... io non so dove andare e poi sono andato insieme al mister e tutti i compagni a festeggiare il primo gol che ho fatto. Quante volte hai sognato di fare questo primo gol, questo benedetto primo gol in campionato? Lo stavo aspettando da tanto tempo. Hai visto che ospiti abbiamo questa sera? Sì.
Ruben, ti rivedi un po'? Che sì. Cosa ti senti di dire a questo ragazzo di 17 anni? Mi rivedo nella timidezza sua, capito? Quando ero, pure io ero così quando ero giovane. E niente, ho sentito parlare di lui, mi parlano molto bene. E che devo dire? Lui sa che è appena cominciato questo percorso. Quindi di continuare così, sta giocando in una categoria importante come la Serie D a questa età. E può imparare molto, può crescere molto e sono curioso di vederlo da vicino. Assolutamente, quindi avrai un osservatore speciale, Valerio, nelle prossime occasioni sicuramente. E invece anche da un arbitro di Serie A come Claudio Cavellucci, insomma, che ha arbitrato per tanti anni le categorie giovanili o comunque ragazzi giovani ma già inseriti in prima squadra, che possiamo dire a Valerio Minnocci? Beh, di rimanere con i piedi per terra, di lavorare, perché il lavoro è l'unica via per il successo, la fatica e il lavoro. A 17 anni come vivi il calcio, Valerio? Lo vivo giorno dopo giorno, cioè mi metto sempre sotto a lavorare e poi quello che viene, viene. Assolutamente. Ma ti immaginavi di giocare in prima squadra in Serie D? Ricordiamo che in estate avevi fatto la preparazione con il Nettuno in promozione, poi chiaramente la promozione è stata fermata per via del Covid e poi il salto doppio insomma in Serie D. Sì. Ah, ma al volo hai segnato, bellissimo. Sì, al volo. Che hai pensato quando hai visto quel pallone? Non capivo più niente, sinceramente, guarda, infatti te l'ho detto, non sapevo dove andare, poi sono andato insieme al mister e tutti i compagni di squadra. Però insomma, un tiro al volo, potevi fare qualsiasi altra cosa, invece hai proprio pensato di battere di prima intenzione? Sì, perché ho visto la palla scendere così, quindi ho detto vabbè, come va, e ho tirato, è entrato. Senti Valerio, quanto ti stanno aiutando i compagni di squadra in questa stagione? Tantissimo, tantissimo. Fin dal primo giorno che sono andato là hanno preso come il pupillo loro, essendo più piccolo della squadra. Cosa ti hanno detto dopo quel gol? A parte gli abbracci ovviamente. Le pastarelle sicuramente, in mezzo alla settimana. Sì, sì, infatti oggi ho portato le pastarelle da mangiare a due allenamento. Ti è costato caro sto gol? Vabbè, dai. Vale la pena, eh? Si può fare. Sì. Valerio, comunque anche Oliveira l'ha confermato, sei un giocatore il cui nome comincia a girare, tutte queste attenzioni ti pesano? Sinceramente no. Quindi la vivi con leggerezza, insomma. Sì. Un'altra domanda, hai esordito in un anno comunque importante, quello della pandemia, insomma. Da giovane calciatore, come hai vissuto queste due mezze stagioni? Perché quella passata alla fine non si è conclusa, quella di quest'anno continuamente interrotta. Insomma, per un calciatore, soprattutto giovane, cosa vuol dire? Guarda, quando sono andato subito a giocare avevo un po' d'ansia, perché non sapevo magari come trovarmi col gruppo, se magari al mister non andavo bene. Però poi mi sono messo sotto, ho lavorato e ho cominciato a fare un po' le partite da titolare. Senti Valerio, il Monterosi sta vincendo questo campionato, adesso scaramanzia a parte, insomma chi ci segue da Monterosi può toccare ferro, fare quello che vuole, però insomma la matematica dice che si sta andando verso questa direzione. È un successo meritato questo della squadra di D'Antoni, secondo te? Sì, secondo me sì. Per quanto riguarda invece... Anche se con noi... quando abbiamo già in casa non se l'è meritato tutta questa vittoria, però se sta là qualcosa di buono c'ha. Non mi rispondi affatto da ragazzo timido, eh? Io vedo che hai già un bel carattere, soprattutto in campo.
Senti Valerio, il team Nuova Florida ha i punti che si merita, cioè è in una posizione di classifica che era nelle vostre previsioni inizio stagione, ricordiamo 33 punti su 28 gare giocate, quindi siete nel pieno praticamente del programma, visto che pian piano, ecco, nel girone G lo ricordiamo, mancano ancora 5 gare da recuperare: Cassino Arzachena, Arzachena Giuliano, Arzachena Latina, Latina Muravera e Visartena Arzachena, e domani si gioca proprio Cassino Arzachena. Guarda, da quando sono arrivato io meritavamo di più, sinceramente. Però poi ci sono state quelle partite che non ci hanno aiutato e non abbiamo portato i punti a casa. Quanto siete stati penalizzati con un mese più di fermo causa Covid? Molto. Che secondo me, se non ci stava il Covid, potevamo fare molto meglio. Domenica siamo... te l'abbiamo promesso, insomma, poche domande, insomma, ci siamo quasi. Domenica giocherai in uno stadio importante contro il Latina. Che vuol dire per te? Giocare con... un'emozione giocare per la prima volta lì, perché non ci ho mai giocato, quindi è una bella emozione. E qui ti può aiutare di nuovo Ruben, insomma. Lo vengo a vedere domenica, già che l'Aprile non gioca, quindi sono libero, lo vengo a vedere da vicino. E comunque uno stadio importante, a te non serve nemmeno dirlo, insomma, Ruben. Sì, sono convinto. Io quando sono tornato a giocare a Latina in Serie D, vedevo le altre squadre che si facevano le foto dentro gli spogliatoi, dentro il campo, e pure gli allenatori. Quindi vuol dire che Latina, vuol dire che quei 4 anni in Serie B o quello che ha fatto prima in Serie C pure, vuol dire che è rimasto impresso alla gente del calcio italiano. E anche te ti è rimasto dentro, sì, anche insomma, me, questione di Serie B. Sono il primo tifoso, lo dico e lo ridico di nuovo. Hai espresso rammarico 2 anni fa, 3 anni fa, per non essere riuscito a riportare nei professionisti questa squadra. Poi il rammarico più che altro per il fatto di non dare una continuità, no? Al progetto, che secondo me, sappiamo che il primo anno era un po' difficile, no? Perché capire questa categoria non è da tutti. Però volevo restare, volevo fare, poi alla fine non si è potuto fare, però sì, sono rimasto un po' scioccato perché diciamo che stavo a casa mia e volevo dare una mano a far risalire la società. Gavillucci, adesso che insomma il calcio l'ha sperimentato in ogni latitudine, di che categoria ha bisogno il territorio di Latina? Ma io penso che abbia tutte le caratteristiche per poter stare nel calcio che conta, diciamo, come si dice, no? Perché poi il calcio conta tutto. Però io non penso che Latina non abbia niente di meno che Crotone, Benevento, Frosinone, Empoli. Cioè, quindi non è la Serie D, non è il posto per il Latina calcio, questo è indubbio. Io ho avuto, a differenza, ecco, dei calciatori, gli arbitri arbitrano in tutte le categorie prima di arrivare in Serie A, quindi io ho girato il lungo e il largo dalla Serie D alla Serie A per 17 anni l'Italia, e posso garantirvi, ne parlavo prima con Ruben, che sia dalla conformazione della città, dallo stadio, dalla passione della gente, e sicuramente anche dalla storia, comunque Latina ha tutte le carte in regola per essere una squadra di Serie B e di Serie A. Minnocci, allora vedremo un tuo selfie al Francioni domenica, e oltre al selfie, insomma, che partita ti immagini? È molto dura, secondo me. Però noi già da oggi, il mister ci ha messo in campo e da oggi abbiamo cominciato a lavorare per portare la vittoria a casa domenica. Bene, come carattere già un bel 7 te lo do, te lo dico subito. Complimenti Minnocci, grazie. Grazie. Grazie Valerio, ti liberiamo, così potrai potrai respirare a lungo, perché ovviamente eri in apnea. Deve studiare, domani c'è scuola comunque. Va bene. Arrivederci. Arrivederci, ciao Valerio. Ciao.
E allora questo è quanto abbiamo esaurito con il primo collegamento Skype. Monterosi, vero che l'Aprilia sta in un altro girone, però credo che Monterosi ha sbirciato anche su questo girone, Ruben. Sì, no? Sì, ma già si vedeva quando stava formando la squadra all'inizio, preso giocatori di spessore importante per questa categoria. Poi conosciuto l'allenatore loro l'anno scorso, Antoni, grande allenatore, quindi c'aveva tutte le carte in regola per fare bene, però non era scontato. C'era Latina, il Savoia, c'erano belle società, quindi è stato bravo, è stato bravo Monterosi. Gavillucci, rimaniamo un attimo a parlare ancora di capoluoghi, perché poi a volte vanno in sofferenza in Serie D. Io immagino che anche quando hai arbitrato in Serie D avrai visto trionfare piccoli centri come può essere Monterosi quest'anno. Si parla da tempo, insomma, dei continui sconvolgimenti calcistici di ogni estate, insomma. Nel calcio della pandemia, che estate potrebbe essere questa? Perché poi, per esempio, Latina, come altre piazze di Serie D che non passeranno, che non vinceranno sul campo il campionato, è inevitabile, contano nel ripescaggio, insomma. A livello di... che cosa può succedere? Beh, questo onestamente non lo può sapere nessuno. Sicuramente la pandemia per le società che navigavano già, non navigavano in buone acque, probabilmente ha dato il colpo di grazia, quindi mi aspetto, posso immaginare che ci siano delle defezioni e che quindi probabilmente chi ha la forza economica... Quest'anno i playoff magari possono contare più di altri anni a questo probabilmente punto. Sì, chi ha la forza economica, chi ha appunto la struttura alle spalle, un progetto, probabilmente può ambire a un ripescaggio. Nel mentre che approntiamo il secondo collegamento, ma a proposito di Serie D, che il cui equivalente in Inghilterra è la National League, sì. Nord e Sud, giusto? Sì, Premier Nord e Sud. Ok, leggevo e sentivo anche dei servizi che ti riguardavano, anche delle cornici diverse, insomma, società sì. Proprietarie degli stadi, sì, tante sì. Belle cose. Diciamo insomma. Che la piramide calcistica inglese è diversa strutturalmente da quella italiana, ci sono meno squadre e questo di conseguenza alza il livello del calcio e anche naturalmente gli introiti vengono divisi in meno persone, in meno, quindi certo. I club sono più ricchi. Poi hanno un margine di manovra per quanto riguarda appunto la programmazione anche economica, quindi proprio di business plan sulla società, che è una vera e propria azienda, e di conseguenza oggi per esempio la National League, che è la Serie D inglese, conta 3 gironi da 22 squadre, quando invece in Italia mi sembra che quante ce ne sono? 10? 9 gironi. 9 gironi. Stessa cosa vale per la Lega Pro, dove in Inghilterra ci sono la vecchia C2, quindi la League 2 e la League 1, con 2 gironi singoli. Capite che quindi il livello del calcio è maggiore e gli introiti che generano queste leghe sono maggiori rispetto a quelli in Italia. Secondo me bisogna fare una riflessione profonda, penso che chi di dovere dovrà fare una riflessione profonda per dare una sterzata diciamo la qualità che negli anni piano piano è andata a scendere. Io oggi scherzavo con te, no? Quando mi hai detto, ti ho mandato quella foto di quando arbitravo in Eccellenza, no? Una Nagni Cecchina 2-0. Io ricordo che c'erano calciatori di altissimo livello in Eccellenza in Serie D all'epoca mia, pagati fior di quattrini, cioè stipendi che forse nemmeno in Lega Pro adesso prendono calciatori, certo. all'epoca li prendevano in Serie D, sì, vero. E in Eccellenza. Questo vuol dire che c'era più ricchezza, che c'era più qualità e che quindi evidentemente qualcosa negli anni è stato sbagliato. Prima di andare con il secondo collegamento Skype, hai parlato di Serie D, quindi stati di proprietà che praticamente stanno nascendo in Inghilterra. Il presidente del Trastevere si è lamentato proprio per questa mancanza, diciamo, interesse delle autorità nei confronti del Trastevere, che aveva 10 punti di vantaggio e quindi era alla ricerca di uno stadio per poter giocare il prossimo anno la Serie C. Poi va bene, l'Aquila Montevarchi ha operato il sorpasso in poco tempo. Adesso Rieti addirittura, la città di Rieti si è offerta per ospitare eventualmente il Trastevere qualora la squadra di Pirozzi, al quale facciamo certo. Gli auguri, dovesse salire in Serie C.
Ecco, per esempio, questa è una cosa, se la racconto in Inghilterra non ci credono che possa succedere, che una squadra vada a giocare nello stadio di un'altra. Cioè, per loro lo stadio è un luogo sacro. Soprattutto se la città è Roma. Quindi è una cultura totalmente... Cioè, la squadra nasce dallo stadio. Cioè, non, si fa prima lo stadio e poi la squadra. Quindi ci sono stati centenari, ma in National League, ecco, a proposito di Juventus, sono stato ad arbitrare il Nottingham, il North County, che è la seconda squadra di Nottingham, quindi c'è il Nottingham Forest e il North County, che sono divisi da un fiume, che però come tradizione il North County è più anziana, più vecchia del Nottingham Forest, che è quella che ha dato poi le prime maglie, questo non so se lo sapete, alla Juventus, che aveva chiesto le maglie al Nottingham Forest e invece poi per sbaglio sono state inviate quelle nel North County che erano bianco-nere. Quindi ecco, entri in uno stadio di Serie D inglese e ti trovi la storia del calcio, proprio una delle sei squadre fondatrici del calcio mondiale. Tra l'altro ho arbitrato anche la squadra più vecchia al mondo, che è lo Sheffield FC, che non è né lo Sheffield United né lo Sheffield Wednesday, ma è la terza squadra, ma la prima in realtà di Sheffield, che ha uno stadio proprio, che è bello quanto quello di Sheffield e Wednesday. Ecco. Quindi capite... Che è una cultura totalmente differente, quindi una cosa del genere non potrebbe... Ma ce ne accorgiamo non solo per quello che stai dicendo, ma anche quando gli allenatori che vanno in Inghilterra magari e poi tornano in Italia non vogliono più tornare, insomma, sento spesso Ancelotti che dice è tutta un'altra cosa, mi sembra un altro mondo, insomma. Se vado in uno stadio inglese me lo faccio per davvero il selfie. Buonasera Luca Guadalupi. Buonasera a tutti. Stavamo parlando un po' di stadi inglesi, insomma, così oggi abbiamo diversi assist che ci arrivano anche dalla vostra squadra. Prima di analizzare i temi più da vicino del girone E della Calcio Flaminia, di cui fai parte da 2 stagioni e mezzo, siete stati i protagonisti di un bel gesto domenica di ritorno dalla trasferta persa anche per sfortuna in casa del Follonica Caporrano. Vi siete imbattuti in un incidente e avete prestato soccorso ad una donna che fortunatamente, insomma, è illesa, ma l'incidente è stato brutto e nell'immediato post-incidente voi siete andati lì con le felpe e le avete messe sopra la signora, che chiaramente avvertiva freddo, che è una reazione dopo un trauma, e la signora vi ha scritto, vi ha ringraziato dicendo che se non avete vinto sul campo avete comunque vinto una partita importante, quella fuori, perché le avete salvato la vita, insomma. Che cosa è successo? Raccontaci un po', oltre a quello che può dire il cronista di turno. Niente, è stata un'esperienza particolare perché era una domenica un po' così, vista la sconfitta sul campo del Gavorrano, e sulla strada del ritorno praticamente ci siamo imbattuti in un incidente, ma abbiamo capito subito con la gravità, quindi non abbiamo esitato a prestare soccorso alla signora, tra virgolette, e niente, ci siamo subito accorti e abbiamo fatto quello che era possibile, insomma, abbiamo chiamato i soccorsi. E poi, fortunatamente per la signora, dall'altra carreggiata, un dottore si è accorto di tutto e gli ha prestato il primo soccorso. Noi abbiamo fatto quel che potevamo, abbiamo visto che la signora aveva freddo, abbiamo preso le nostre felpe di rappresentanza e gliele abbiamo date, insomma. E poi abbiamo cercato qualcosa da mettere pure sotto la testa, perché aveva dolore al collo, insomma. Chiaramente, facendo una battuta, regalate queste felpe, perché chiaramente voglio dire... Certo. Io sarei talmente contento di quello che ho fatto, insomma, anche un presente, un ricordo, insomma, di quello che è successo. E quindi se ne è parlato di questo gesto. In una domenica comunque sfortunata per voi, un 4-3 pazzesco, insomma, con il 4-3 degli avversari al 95esimo sul rigore. Ma quando uno prende un rigore al 95esimo, quanto è arrabbiato? Ti crolla il mondo addosso. Cioè, poi venivamo da un'azione dove c'era tipo un gol fantasma per noi e poi ti cade il mondo addosso, insomma. Ma dato questo gol fantasma, tra poco lo vedremo. Eccolo qui. Abbiamo un calciatore di grandissima esperienza come Ruben Oliveira e abbiamo un arbitro di Serie A come Claudio Cavillucci. Dal campo intanto, Guadalupi, che impressione hai avuto? Guardi, io ero a metà campo perché ero abbastanza distante, insomma, però lì per lì io ho visto i miei compagni esultare, ho detto abbiamo fatto gol. P-
poi da lì Guardiani non diceva nulla, l'arbitro non ha segnalato nulla e poi è successo quel che è successo, insomma. E a giudizio insindacabile di Claudio Capellucci. Difficile da dire da qui, però mi sembra più non gol. No. Ruben Olivera. L'orologio non ha dato nessun segnale. Sembra gol. Sembra gol? Sì. Come è giusto che sia, no? No, nel senso non possiamo essere d'accordo. Poi il rimbalzo della palla, no? Per come rimbalza la palla, che da dentro va, rimbalza dentro. Allora, il pallone deve essere interamente entrato. Anche la proiezione del pallone sulla linea non deve toccarla. Quindi i piedi del portiere danno l'indicazione del fatto che il pallone non è entrato tutto qua. Ho detto non ne sono sicuro, ma ne sono quasi certo. Parliamo con queste immagini, tra l'altro. Sì, infatti. Il portiere forse è nella posizione, è al di là della linea. Sì, è al di là della linea, ma probabilmente con la punta delle scarpe è tocca sulla linea. E quindi il pallone che gli cade praticamente davanti, vedete? Ok, tocca la linea insieme alla punta dei piedi del portiere. Assolutamente. Allora, Luca Guadalupi, se conosci un po' i trascorsi calcistici di Olivera, ha già protestato e l'arbitro Capellucci l'ha ammonito, forse. Già l'ho mandato alla doccia. Ti vogliamo sicuro. Male questa sera, Olivera. No, forse da giocatore no, da allenatore sì, però. Sì. No, da allenatore sono... Senti tranquillo. Sì, vorrei essere più tranquillo, però quando guardo Gattuso e dico, non so che succederà. Comunque Guadalupi, questa sera non ci facciamo mancare nulla, e oltre ad avere Capellucci, carburato in Serie A, e Ruben Olivera che ha dato il cambio ad un certo Alessandro Del Piero, e si è allenato da Rambaudi, quindi insomma, raccontaci un po' il mister e cosa vuol dire avere un allenatore che ha calcato palcoscenici importanti. Beh, sicuramente ci dà una grossa mano, insomma, parla di calcio vero, ci dà delle grosse indicazioni. E poi, cioè, non lo scopriamo oggi il mister, dai. È una persona che è stata a giocare in Serie A, ha giocato con i migliori al mondo, quindi non si può dire nulla. Questo campionato, insomma, voi spesso fornite belle prestazioni, poi i risultati non sempre vi danno ragione. Diciamo che sì, ha ragione lei, però purtroppo bisogna mettere la palla dentro per vincere le partite, non, le prestazioni lasciano il tempo che trovano, dai. Sei partite al termine, avete 30 punti, anche voi con il pieno di gare già giocate, sarà una lunga volata, Luca? Sì, mancano 6 partite, abbiamo il calendario non è dei migliori, però siamo positivi e cercheremo di mettercela tutta per raggiungere il nostro obiettivo. Scusami, ma i play-out si fanno o non si fanno? Voi che voci, questo, che voci questo, vi arrivano? Questo penso glielo debba chiedere io a lei. No, al momento non sappiamo nulla, insomma. Noi lavoriamo perché siamo rimasti con le vecchie regole, perciò ci atteniamo a quello, insomma. Prima domanda, secondo te cosa può essere successo al Trastevere? Non glielo so spiegare, cioè penso ce lo chiediamo un po' a tutti. È una squadra che ha valori importanti, forte, e fino a un paio di giornate fa io personalmente non pensavo avessero dei rivali. Poi è successo quel che è successo, adesso c'è un'Aquila che non si ferma più e vediamo un attimino. Ultima domanda, che vuol dire giocare a Civita Castellana nell'anno del centenario? Guardi, per me è un onore vestire questa maglia e far parte di questa società dove davvero persone così nel mondo del calcio non se ne trovano, quindi sono davvero onorato, insomma. Grazie davvero. Grazie Luca. Grazie a voi, buona serata a tutti. E ricordiamo che oltre alla Flaminia anche Montespaccato e Ostiamare hanno il loro bel da fare per evitare ovviamente i play-out, ammesso che i play-out
saranno la coda di questa stagione. Pubblicità, perché dopo avremo ancora ovviamente Claudio Cavillucci e Ruben Olivera, ma anche il direttore sportivo dell'Aranova, Alessio Murzia. Ma ancora tante curiosità con i nostri ospiti. A proposito, voglio leggere un altro messaggio. Un saluto a Ruben, ci vediamo domani al campo. Un abbraccio Silvio Mariani. Poi c'ho un grande in bocca al lupo e complimenti per la giacca da Daniele e Pierluigi. E poi ancora Claudio Gavillucci, vieni in Italia e porta la tua esperienza inglese, perché in Italia abbiamo tanto da imparare. Questo è per Gavillucci. Grazie. E allora pubblicità e poi ancora siamo diretta. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo. Attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione chiama i nostri numeri. Salve, siamo a Roma, in via Tiburtina 852 alla Resingo. Avevo un sogno. Creare un'azienda per fare materassi per letti, divani letto, camper e barche. Su misura in soli 30 minuti, metterli sotto vuoto e caricarli in macchina, così da risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre, avere un reparto di gomma piuma a taglio per imbottire, cucire i vecchi divani e farli diventare come nuovi. Sogno realizzato. Non smettete mai di sognare, perché non è mai troppo tardi. Un saluto da Paolo Di Fazio. Bravo! Grazie! De Gregoris, dove nasce casa. Arredo bagno, termoidraulica, legno lamellare, infissi, veneta cucine, porte garofoli. De Gregoris, grandi marchi e grande professionalità. De Gregoris, un'azienda seria e sempre pronta a soddisfare ogni vostra esigenza. De Gregoris, contrada Capocroce Sonnino. De Gregoris, dove nasce casa. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Li avvolgiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina. Non ci si crede! Un panorama fantastico per una serata magica. Questo Priezze Ciccariello, così fresco e frizzante. È il compagno ideale per iniziare nel modo giusto. Una serata da sogno. Preferisci il rosso? Sì, purché sia il Saracino Ciccariello. Ottima scelta. Vini Ciccariello. Gocce di gusto inimitabili. C'era un sogno che era Roma. Sarà realizzato. Vivi un giorno da antico romano. Scopri Roma World, il nuovo parco a tema di Cinecittà World. Roma World, che la storia abbia inizio. Alla Resingo facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Analergici, sfoderabili e lavabili. Magnifico! Bravo! Grazie! Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Bello ballare, ma alla Resingom siamo bravi a fare i materassi per letti, divani letto, camper e barche su misura in soli 30 minuti. Li mettiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina, così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre, rimbocchiamo i cuscini dei vecchi divani per farli diventare come nuovi. Non smettete mai di sognare, né di ballare. Bravo! Grazie! Un saluto da Paolo Di Fazio. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo.
attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione chiama i nostri numeri. Siamo per collegarci con il terzo ospite via Skype, il direttore sportivo della Ranova Alessio Murzia, ma dobbiamo archiviare l'argomento Serie D Pasquale, non possiamo non farlo con Ruben Olivera e il suo Aprilia, perché resta ovviamente il suo Aprilia. Ma infatti già mi fa effetto definirlo collaboratore tecnico della Via Calcio, sì, quando è stato fino all'altro ieri, insomma, un pilastro assolutamente. Una squadra che ha nelle sue forze comunque l'opportunità di salvarsi, play-out o meno che si facciano, insomma. Sì, diciamo che siamo nella norma come classifica per la squadra che si è costruita. Il primo obiettivo e unico che ci hanno detto è stato la salvezza, perché è una squadra molto molto giovane. Ma già da inizio stagione si parlava? Sì, 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 perché alla fine se fai un campionato di Serie D con 8-9 over, e altri con 20 ragazzini 2001-2002 è difficile in una categoria così importante, no? Come la Serie D, che hanno giocatori importanti pure, e quindi diciamo che l'obiettivo manca poco per raggiungerlo, però è stato bravo, dico la verità, il mister a sapere tirare fuori tanti ragazzi che tanti non erano pronti per giocare in questa categoria, però come ho detto prima, il mister insistendo col lavoro le ha riuscito a darle una concretezza a questi ragazzi che oggi tanti già sono giocatori titolari della Briglia. Intanto andiamo, sì, a salutare il direttore sportivo della Ranova, Alessio Murzia. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera direttore. Ruben, ha mai rischiato Giorgio Galluzzo di essere esonerato? Perché soprattutto dopo il rovescio casalingo per 5-0 già si parlava del sostituto, la, sì, società ha subito fatto quadrato dicendo Giorgio Galluzzo è e resta l'allenatore fino al termine della stagione. No, no, non è mai stato, per quello che so io come giocatore, non è mai stato questo problema, perché sia il presidente che tutta la gente che sta intorno a noi sa che come lavora il mister ogni giorno e come ha fatto crescere la squadra piano piano in questo periodo. Quindi in nessun momento secondo me è stata una partita fortunata, che appena ci tiravano in porta ci facevano gol, e quindi è andata una partita così. Però tutto quello che avevamo fatto prima, tutto quello che sta facendo la squadra, sta facendo molto bene. Ruben, poi andiamo ovviamente dal direttore. Le considerazioni sull'Atletico Terme Fiuggi, Rieti e Cinzia Albalonga, per parlare ovviamente delle tre altre squadre laziali, stanno confermando quanto prevedevi tu la vigilia della stagione? Sì, Fiuggi non lo conoscevo con questo nuovo allenatore, però lo vedo bene, pure Rieti. Vabbè, stanno tutti là, perché non hanno fatto, diciamo, squadre molto, molto blasonata, no? Come può essere il Campobasso, come può essere il Notaresco, che sono squadra importante. Chi vince il campionato a proposito? Secondo me il Campobasso. Ok. Sì, sì. Quindi stanno nella norma come noi, dai. Un'ultima curiosità per quello che riguarda la Piglia Calcio. Con il tuo ingresso nello staff è un lavoro ancora maggiormente di equipe, di gruppo, sì, insomma, Galluzzo, te ovviamente con mister Galluzzo, Daniele Colvia, insomma, cioè, che ricordiamo Daniele sempre pure, collaboratore, certo, tecnico. Sì. E il prof Siracusa, insomma, sì, voglio dire, è bello gestire bello, un gruppo, sì, sì, ci vuole tanta gente. È bello perché c'è tanto confronto, quando arriviamo al campo c'è tanto confronto, quindi trattiamo di dare idea innovativa pure al giocatore, per trattare di migliorarlo giorno dopo giorno, più che altro i tanti giovani che abbiamo. Quindi è bello, mi trovo molto bene con loro, quindi voglio imparare tante cose questi due mesi. Allora svegliamo che i complimenti per la giacca arrivavano da Daniele Corvi, sì, sì, immaginavo, guarda, il, sì, team, sì, manager, e qui facciamo anche gli auguri perché oggi è il suo oggi compleanno. Oggi è il suo compleanno, Pio Luigi, un auguro pure da parte mia. Qual è l'occasione per ringraziare anche gli uffici stampa? No? Assolutamente, altrimenti poi me ne dimentico come al solito. Ringraziamo Valerio Epifanio della Via, sì, Calcio, Ugo Baldi del Calcio Flaminia e Francesco Cenci del team Nuova Florida, che ci consentono, come gli altri loro colleghi, nel corso delle trasmissioni di avere la possibilità di interloquire
con i propri tesserati. Direttore, prima di così parlare della Ranova e del campionato d'eccellenza, per avere un quadro più completo, vediamo quello che sarà la giornata di domani, compresi anche alcuni recuperi in Serie D. Altro mercoledì di recuperi in Serie D, quello di domani, si completa finalmente il programma nel girone E con la disputa dell'unica gara ancora da recuperare, quella tra Follonica Cavorrano e Badesse. La parte del Leone la fa il girone F con 6 gare da disputare: Porto Sant'Elpidio Rieti, Atletico Fiuggi Vasto Girardi, Pineto Casenovo Mano, Recanatese Olimpio Agnonese, Notaresco Montegiorgio e Vastese Castelfidardo. Rinviata a data da destinarsi il recupero previsto per domani tra Pineto e Casenovo Mano. Infine nel girone G si gioca Cassino Arzacchino. In campo di nuovo l'eccellenza con la 7ª giornata. Nel girone A la capolista Real Monterotondo Scalo riceve il Boreale, terza forza del raggruppamento. La Ranova ospite la Dispoli per quello che si preannuncia il big match della giornata. Il Pomezia va a Cerveteri e il Fiumicino ospita la Vigor per Conti. Per il Civitavecchia trasferta sul campo dell'Ottavia riposa la Polisportiva Monticimini. Nel girone B grande equilibrio con la capolista Unipomezia che ospita il Falasca e Lavigno. Luva Frascati a caccia del riscatto contro il Tor Sapienza, mentre per la lanciatissima Strea c'è la trasferta in casa dell'Indomita Pomezia. Gaeta nella tana del fanino di coda Sporting Ariccia chiude la giornata un interessante Campus Euro Centro Sportivo Primavera, riposa Lanzio. Nel girone C turno di riposo per la capolista Sora che sarà spettatrice interessata della sfida che vedrà impegnata il Butrin Roma Team a Paliano. Torna in campo il Tivoli contro il Villalba mentre l'Atletico Lodigiani attende la Luis. Per l'Atletico Vescovio c'è l'Audace, rinviata la gara tra Casalbaire e Anagni. I biancorossi da domani sera avranno 4 gare da recuperare. Direttore, allora 7 giornate compresa quella di domani, quindi entriamo nel vivo. Non mollate perché avete vinto 4-3 sul campo della Vigor per Conti, state tallonando il Real Monterotondo Scalo. Rincorsa difficile, però a questo punto nulla vi è precluso. No, vabbè, noi insomma stiamo facendo il nostro onesto campionato contro una squadra importante come il Monterotondo, con altre formazioni tutte importanti, con piazze storiche, vedi Civitavecchia, vedi la Dispoli, Cerbete, insomma società che hanno fatto anche molto di più dell'eccellenza e della D. Poi bisogna dire, è un mini torneo e quindi ha degli aspetti particolari da valutare, insomma 10 partite possono dirti poco, possono dirti ben poco. Nell'ultima giornata addirittura 23 gol, questo è un girone dove si segna molto, cosa vuol dire? Ma è un girone dove si segna molto, dove le partite sono più pazze del solito, anche perché forse alla fine col fatto che non c'è la retrocessione nessuno ci sta a perdere, quindi o nessuno si accontenta del punticino, ecco, mettiamola così, tutti provano a giocare un po' di più a calcio e a fare un gol più delle altre per cercare di portare i 3 punti a casa. Addirittura 3 vittorie in trasferta, considera il Pomezia ormai fuori dai giochi, soprattutto dopo la sconfitta interna contro l'attuale capolista? Ma io vedo che il Pomezia è una squadra che una di quelle forse partite per fare bene, insomma anche i giocatori che avevano preso erano giocatori importanti, ovvio che poi se con 2 sconfitte, 3 sconfitte sei fuori devi rivedere un pochino tutti i piani. E quello è il discorso che forse avrà fatto il Pomezia, io non lo so perché poi è una realtà talmente lontana da noi che la conosco ben poco. Ecco direttore, 10 partite per una preparazione particolare, ne abbiamo parlato spesso con chi fa parte delle società, delle squadre che sono ripartite in questo mini torneo, perché nessuno lo vuol chiamare campionato d'eccellenza, ma mini torneo, una volata di 10 giornate. È stata una preparazione particolare da parte vostra? Insomma, come vi siete presentati ai nastri di partenza? Beh, questa è una bella domanda. Credo che chiamarla preparazione sia stato qualcosa di difficile, nel senso che comunque i ragazzi erano 6 mesi che erano fermi, perché alla fine possiamo dire quello che ci pare, ma un giocatore che non gioca ai 90 minuti
per quanto può tenersi allenato, per quanto poteva svolgere attività di allenamento individuale, alla fine devi riportarlo in condizione o riportarlo al meglio. Poi ovvio che dovevamo fare qualcosina sul mercato e dovevamo vedere anche un po' i nostri giovani, perché noi ci teniamo tanto al nostro settore giovanile, abbiamo una Juniors Elite, e insomma era più diciamo un torneo in cui eravamo partiti per fare bene e per valutare insomma ciò che avevamo all'interno di casa nostra. Murcia, ci scrive l'avvocato Camillo Auteri, anche agente di mercato, il quale ha espresso apprezzamento per il portiere Lorenzo Zonfrilli, che lo definisce uno dei calciatori più bravi tra i pali dell'eccellenza, e dice che potrebbe far bene anche in Serie D. Quindi, che ne pensa? Ma guarda, io penso una cosa, che un po', ho visto un po' tante società quest'anno hanno deciso di ritornare a giocare con il grande in porta, quindi di rivalorizzare appunto alcuni portieri che erano dovuti scendere di categoria, perché si tende a giocare con l'under in porta, e io credo che Lorenzo sia un classe 95, ma che ha una carriera straordinaria, perché ha fatto tutto il settore giovanile della Roma, insomma Rieti, Viterbese, cioè un ragazzo che ha fatto benissimo e è stato uno dei primi giocatori che io ho voluto quest'anno. Insieme insomma al mister, alla società, siamo riusciti a prenderlo, perché credo ancora che sia forse il più forte della categoria, che potrebbe fare tranquillamente molto bene in Serie D. A proposito di categoria, è chiaro, lei vola basso, fa bene insomma, ad inizio collegamento l'ha detto, state cercate di fare la vostra parte, però mi sembra insomma che c'è comunque competizione anche lì in riva al mare, in riva al Tirreno, è capitato un girone di tutte realtà diciamo vicine, insomma adesso a prescindere dalla classifica, Civitavecchia, Cerveteri, la Dispoli, Fiumicino, Aranoma, che chiaramente è una frazione del comune di Fiumicino, ma anche per arrivare giù a Pomezia, magari un pochino più distante, c'è ambizione, credo, ma a prescindere che vi chiamate Aranova piuttosto che una piazza che magari ha altri trascorsi e altra tradizione? No, vabbè, l'ambizione è chiaro che l'ambizione non manca, questo è chiaro. È ovvio che Aranova è, come ha detto lei, una piccola frazione, no? Ovviamente c'è tanto da lavorare, ma io sono 6 anni adesso che sto ad Aranova e credo che quello che è stato fatto dalla Nova è qualcosa di importante, perché si è investito tantissimo nelle strutture, che è una cosa che manca, perché ad oggi mancano le strutture, e poi si è pensato insomma a salire di categoria e a fare quello che bisognava fare a livello di campo, però prima bisognava creare le strutture idonee a poter poi fare un'eccellenza, una Serie D in modo adeguato. Poi è ovvio che da noi sono quasi tutti derby, quindi è sempre bello giocare con tanti amici che poi alla fine ci conoscono tutti sul orale e fa sempre piacere. È sempre quello il discorso, torniamo da Claudio Cavillucci, l'infrastruttura, il campo, l'impianto, senza il quale non si parte nemmeno dalla base, dal settore giovanile. Quindi insomma quello che ci ha raccontato questa sera dell'Inghilterra, dove ogni stadio ha un proprietario che è la società la cui squadra gioca su quel campo, insomma mi sembra ancora ci sia un abisso rispetto all'Italia, rispetto, facciamo l'esempio di nel caso di Aranova, che ha dovuto creare la struttura. Sì, guarda, secondo me poi la colpa non è solamente della federazione, dell'ambiente calcistico, perché poi entrano in gioco anche altre variabili urbanistiche, burocratiche, che in Italia sono note, no? Quindi secondo me è un problema molto importante, molto, molto più ampio, però è un problema che va risolto, perché se non si danno le strutture anche soprattutto ai ragazzi, ai settori giovanili, no? Io posso immaginare che tanti presidenti rinunciano al settore giovanile anche per questo, perché comunque sobbarcarsi l'affitto di altre strutture che non sono di proprietà probabilmente gli fa passare la fantasia di farlo, no? E così si perde la possibilità di poter crescere
e anche creare una fonte di guadagno, perché oggi le realtà più importanti della Serie A, del panorama calcistico italiano, come per esempio l'Atalanta è un esempio, ma altre realtà come l'Empoli, basano la propria, che diciamo l'Empoli è una cittadina, è un grosso paese, ecco, però basano la propria forza proprio su, sui settori giovanili, sono riusciti a raggiungere determinati palcoscenici proprio al fatto dell'investimento su, su, sul settore giovanile, quello che poi secondo me ha fatto anche il Frosinone, lo sta facendo bene. Mi ha dato un assist, sì. Volevo chiedere poi a Murcia, proprio per il fatto che c'è un concentramento di società a poca distanza l'una dall'altra, lungo il tratto del litorale, insomma fare settore giovanile, fare attività di base nel settore giovanile non è facile, perché c'è anche una concorrenza, ecco il termine che a me non piace, però poi costruire i ragazzi che magari vengono chiamati anche dalla squadra X che sta a 10 km, cioè, non è facile. Vabbè, quello è ovvio, non è facile, anche perché noi siamo anche abbastanza vicini a Roma, quindi ci troviamo anche a dover competere con delle realtà importanti di Roma. È ovvio che quello che bisogna dare sono i servizi, quindi una struttura adeguata, delle persone capaci, degli istruttori capaci, degli allenatori in gamba, che sappiano poi crescere il giovane. Poi è ovvio che non è facile, perché comunque nel territorio ci sono diverse società importanti, diverse società che sono piazze storiche del territorio. Noi siamo forse una delle più giovani tra quelle che ci sono intorno, però cerchiamo di fare il nostro, insomma, ci difendiamo abbastanza bene. Direttore, io le dico, ultima giornata, Real Monterotondo, Aranova, firmerebbe per arrivarci con 3 punti di ritardo? Quelli che avete adesso? No, no. Vorrei credere, certo. Ci provate adesso? Speriamo che arrivi. Ci? Ci provate, dico, a questo punto, no? Mancano 4 giornate. Il calcio è bello perché c'è una sana competizione. Io oggi stavo al telefono con il mio amico Riccardo Albanesi, direttore del Monterotondo, insomma ci siamo presi un po' in giro. Il calcio è bello anche per questo. Monterotondo, che ovviamente non si nasconde, è una delle società che è partita per tornare in Serie D, l'ho detto anche il presidente qualche martedì fa proprio in questa sede. Ma io penso che il Monterotondo bisogna fargli i complimenti, le spiego perché. Perché è una società che sono 3 anni che programma qualcosa di importante, sono 3 anni che cerca di fare bene, e quindi credo che merita quello che sta facendo. Direttore, non so quanto stia sbirciando anche negli altri 2 gironi. Allora, c'è molto equilibrio nel girone B, dove l'Unipomezia ha un punto di vantaggio sulla Lupa Frascati e anche sul Lanzio. È una situazione ancora in fase di evoluzione, secondo lei, in questo raggruppamento? Ma io credo di no. Io credo che ci sia una realtà su tutte che è superiore, che è l'Unipomezia. In questo momento credo che abbia un punto di vantaggio, ma anche una partita in meno, quindi a 4 giornate dal termine è difficile pronosticare che, insomma, possa perdere così tanti punti per strada. Quindi credo che nel girone B, insomma, il gioco sia abbastanza scritto. Ultima per me, ce la farà la Lagna a recuperare 4 partite, visto che neanche domani scende in campo con il Casal Barriera? Mamma mia, questa è una gran bella domanda, perché oggi i tempi sono stretti, cioè non so, giocheranno 8 partite mercoledì e domenica, non riesco a capire come possano fare. E c'è anche il Tivoli con Trigaro Pasquale, del nostro Francesco De Angelis, assolutamente no. Bene, grazie. Può essere penalizzato, insomma. È vero. Direttore, grazie, è stato davvero gentile ad essere nostro ospite, ovviamente in bocca al lupo, e magari di sentirci più là per capire com'è andata. Arrivederci, grazie a tutti, buona serata. Grazie. Ruben, prima di andare in pubblicità e il gran finale con voi due, come giudichi questa formula dell'eccellenza, probabilmente inevitabile, di 11 giornate con un riposo, ovviamente? Ah, comunque... sono stati bravi quelli della Lega a fare ripartire, perché no, non era facile più in questo periodo. Però ovviamente quelle squadre là che hanno investito, che hanno programmato per fare un campionato di vertice,
è giusto che se la giocano, anche se magari un campionato un po' corto, però è giusto che c'è una possibilità di risalire. Ma io sono incuriosito, insomma, da quel famoso Anagni-Cecchina 2-0, 17 anni fa, praticamente un giovanissimo Claudio Gavilucci, un ragazzetto. Secondo te quali fattori hanno influito nel peso di questa categoria? Perché insomma mi parlavi di squadre importanti, cifre importanti. E della vecchia eccellenza. Quali fattori insomma hanno cambiato l'eccellenza? No, probabilmente appunto col passare degli anni sono state fatte delle scelte da chi dirigeva, che evidentemente hanno allontanato un pochettino anche gli imprenditori dall'investire nel calcio, perché poi fondamentalmente colui che mette i soldi, giustamente, al di là dell'aspetto sportivo, penso che abbia anche un fine economico, no? E deve essere supportato dalla struttura. Io provo a immaginare, che poi naturalmente ho abbandonato quella categoria, quindi non so che cosa sia successo. Ecco, io ricordo che quell'eccellenza, in quella Serie D, girando per l'Italia dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, trovavi società, squadre, giocatori che erano calciatori affermati all'epoca, calciatori, nel senso, veri, calciatori veri, facevano una vita da calciatore, da professionista. In Serie D oggi non so, però mi sembra di aver capito che molti giocatori anche di Serie D lavorano, cioè non tutti si dedicano esclusivamente al calcio, sicuramente in eccellenza no, quindi non lo so, ecco, che cosa sia successo. Quello che constatavo è che probabilmente qualcosa sia cambiato. Ultimo blocco pubblicitario, Pasquale, e poi il gran finale, ancora curiosità, il sindacato di cui... si è scritto e si è letto, insomma. Sì, adesso lo chiederemo ovviamente a Gavilucci, e poi ancora curiosità con Ruben Olivera, non andate via. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo, attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione, chiama i nostri numeri. Salve, siamo a Roma, in via di Burtina 852 alla Resingo. Avevo un sogno, creare un'azienda per fare materassi per letti, divani letto, camper e barche, su misura in soli 30 minuti, metterli sotto vuoto e caricarli in macchina, così da risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre, avere un reparto di gomma piuma a taglio per imbottire, cucire i vecchi divani e farli diventare come nuovi. Sogno realizzato, non smettete mai di sognare, perché non è mai troppo tardi. Un saluto da Paolo Di Fazio. Bravo, grazie. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti. Troppo facile! Bravo! Grazie! Le materie prime più pregiate. Una lavorazione antica e al tempo stesso modernissima. Da queste semplici cose nascono i prodotti di Apicoltura Primitivo. Finalmente li potrai trovare e degustare anche a Terracina. Bar Cioccolateria Apicoltura Primitivo, in via Roma 34. Il miele, re dell'alveare, e i suoi derivati, propoli, pappa reale, polline, e poi il cibo degli dèi, il cioccolato, al latte, fondente, bianco. Bar Cioccolateria Apicoltura Primitivo, a Terracina, in via Roma 34. Bello ballare, ma alla Resingom siamo bravi a fare i materassi per letti, divani letto, camper e barche.
su misura in soli 30 minuti. Li mettiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina, così andiamo anche a risparmiare sui soldi del trasporto. Inoltre, rimbottiamo i cuscini dei vecchi divani per farli diventare come nuovi. Non smettete mai di sognare, né di ballare. Bravo! Grazie! Un saluto da Paolo Di Fazio. Alla Resingom facciamo materassi su misura in soli 30 minuti, ma non tutti lo sanno ed è per questo che facciamo pubblicità. Tutti ora dobbiamo ripartire. Noi ci siamo attraverso i nostri servizi e le nostre incredibili offerte pubblicitarie. Lazio TV, Gold TV e Roma Canale 71. La spinta giusta per ripartire. Per qualsiasi informazione, chiama i nostri numeri. Davvero il rush finale, arrivano tanti messaggi, capiremo nel corso dei nostri telegiornali quotidiani. Davvero la Nagni in grossa difficoltà, 4 gare da recuperare, Tivoli 3 gare da recuperare, insomma momento davvero complicato, il Covid chiaramente sta lasciando il segno anche in eccellenza. Pasquale, la raffica come viene chiamata. La raffica, no? È un caso, siamo anche un po' fortunati, il bilancio di carriera di Ruben Olivera, noi non avevamo previsto nulla, venerdì arriva la notizia che smette di giocare e oggi vieni qui ospite, insomma ancora una volta ringrazio l'ufficio stampa. Che carriera è stata? Guarda, è stata una carriera intensa, perché sono venuto molto molto giovane in Italia, ho dovuto abituarmi subito, imparare subito un altro mondo sia di calcio che di vita, e quindi però ho avuto la fortuna di arrivare a una grande società come la Juventus che mi ha cresciuto. E niente, è stata una carriera importante, potevo fare meglio, per quello che dicevo prima, il fatto del carattere un po' particolare, ho avuto un po' di contrasti con tante persone che mi ha rallentato un po' la crescita, e poi non sono mai stato amante dei procuratori, quindi per certa parte magari è sbagliato là, quel fatto che oggi i procuratori sono quelli che ti portano a in su, diciamo. Che muovono il calcio. Bravo, però sono contento perché sono stato sempre uguale, sempre leale, quindi non c'ho niente da riproverarmi. Juventus a parte, qual è la piazza che ha lasciato il segno? A me è stato molto bene a Genova e che a Lecce. A Genova per il calore della gente, per quello stadio, giocare lo stadio nella città, no? Guarda, sono stato in un anno importante, quella che siamo stati a un punto della Champions League con Gasperini, Milito, Thiago Motta, quindi ho vissuto un anno di fuoco, perché quella città ti fa sentire proprio, e poi a Lecce mi sono sentito, stato benissimo, mi hanno trattato benissimo e siamo fatto dei campionati importanti pure là. Non tirare fuori questi nomi, Milito, Thiago Motta, che qui è pieno di interisti, quindi... Sì, no, lo so, sì, le trovo ovunque interisti, più adesso, no, ovviamente, stanno ovunque. A proposito di questo, ha parlato di stadio nella città. Noi spesso quando parliamo di Serie D, parliamo di stadi vuoti, diciamo quanto le società, le squadre campane sono state penalizzate da questi stadi vuoti. Ora è la domanda che facciamo anche ad un arbitro. Quanto infastidisce voi questa considerazione del fatto che le squadre campane siano sfavorite solamente perché si gioca senza pubblico? Ma guarda, personalmente a me tanto, perché io invece con lo stadio pieno e soprattutto in Campania, dove effettivamente al sud in generale, ma maggiormente in Campania, anche in Puglia, avere lo stadio che gridava contro anche l'arbitro mi dava uno stimolo in più a far bene. Quindi onestamente io non credo nella diceria che lo stadio possa influenzare le decisioni arbitrarie, assolutamente no. Anzi, il silenzio può indurre l'arbitro a essere meno attento, perché l'arbitro deve essere concentrato 90 minuti e avere questa pressione alle spalle ti aiuta. Stessa cosa penso che succeda per i calciatori. Pure noi. Quindi è così. Comunque condivido con Ruben il fatto che secondo me Genova sia lo stadio più inglese d'Italia e il più bello per giocarci e per arbitrarci. E poi insomma Marassi... Sì, non te lo dimenticherai, vabbè, più, sicuramente. No, ma guarda, io ci andavo veramente. Il pallone non esce mai poi. Ah, sì, è spettacolare. Ritorna subito in campo, sì, insomma. Sì, è veramente spettacolare.
Prima abbiamo fatto la battuta, ma in realtà è uno dei titoli apparsi in questi giorni, il sindacalista, insomma. L'articolo, stendiamo un velo pietoso sul titolo. Vabbè, redatto comunque dal quotidiano Il Messaggero, e parla, sì, insomma, in una tua intervista anche della possibilità di un organismo a tutela degli arbitri, non solo di calcio, ecco, ne parliamo un po', questa tua idea. Sì, sì, di questa, diciamo, un'idea che avevo dal, mi è venuta nel momento in cui sono uscito e mi sono sentito, diciamo, un po' abbandonato, no? Perché in litigio con la mia associazione non avevo una controparte, non avevo un appoggio per poter e far valere le mie ragioni. Quindi è un'idea che nasce da lontano e, diciamo, questo articolo è stata un po' una provocazione sull'onda di quello, appunto, che era accaduto e che abbiamo letto sui giornali, e sul fatto che effettivamente si sta ragionando con la riforma dello sport di tutelare appunto il lavoratore sportivo, tra cui ricade anche l'arbitro di calcio a livello professionistico, che non tutti sanno, ma attualmente un arbitro di Serie A, di Serie B, non è un professionista, ma è un collaboratore e non ha quindi tutele sindacali degne. Se voi prendete ritenute d'acconto, cosa prende un arbitro in Serie A? Come, non ho capito? Prendete ritenute d'acconto e abbiamo un contratto di collaborazione, il famoso coordinato, quindi parasubordinato, insomma. Sì. E che però a tutti gli effetti subordinato, perché certo, dove devo andare ad arbitrare, come ci devo andare, come mi devo vestire, non lo decido da solo, ecco, nel certo, senso che comunque l'attività è di subordinazione rispetto alla federazione, e penso che se ne sia presa coscienza con questa riforma, che però leggevo proprio oggi probabilmente verrà posticipata al 2024, quindi i tempi sono ancora lunghi, purtroppo. Quanto è importante la condizione fisica di un arbitro? Beh, è fondamentale. Sai perché lo chiedo? Perché a Terracina vediamo spesso correre dappertutto Pietro De Giudici, che è di Terracina, e quindi praticamente lo vediamo dappertutto sempre con grande foco. Quindi ogni volta che lo vedo ci salutiamo e mi viene in mente, insomma, sì, i calciatori corrono, ma insomma gli arbitri non stanno sempre vicino al pallone. Certo, certo, l'arbitro negli anni si è evoluto da questo punto di vista, no? Quindi l'arbitro di 30 anni fa si vedeva anche con un pochettino di pancetta. E oggi l'arbitro è un atleta a tutti gli effetti, un professionista a tutti gli effetti a 360 gradi, dall'alimentazione all'allenamento. Viene seguito con un preparatore atletico personale, tutti gli arbitri di Serie A, anch'io ce l'avevo all'epoca, che mi seguiva durante la settimana, e poi durante il fine settimana a Coverciano avevamo i preparatori della federazione. Quindi è un atleta che ha bisogno delle performance dei calciatori. Atleta, atleti e atlete, abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante, prima arbitro donna in Serie B in occasione di Regina Frosinone, lo scorso anno arbitro donna la francese Stéphanie Frappard in Liverpool Chelsea, insomma anche il mondo dell'arbitraggio parla al femminile nel calcio, insomma è stato rotto un altro muro. Beh, sono contentissimo, faccio tantissimi complimenti a Marotta e per fortuna l'Associazione Italiana Arbitri con l'avvento di Alfredo Rentalange ha dato un'accelerata a questo movimento, meglio tardi che mai, e sono sicuro che Alfredo punterà tanto sull'aspetto femminile e sulla componente femminile fino al momento in cui vedere una donna in campo non sarà più un'eccezione. Un'eccezione, ecco. Certo, una cosa è quello, avremo raggiunto in quel momento veramente la parità, ecco. Arbitri, anche assistenti arbitrali, perché la Marotta chiaramente è stata coadiuvata da un'altra assistente donna, così come in Serie C questa la nostra Veronica Vettore, sì, poi siete anche con cittadini, quindi sì, assolutamente, cioè abbiamo fatto un bel pezzo di carriera insieme e ci siamo allenati insieme fino a che io sono stato in Serie A, e è una professionista seria. Anche assistente internazionale. Internazionale, è un assistente internazionale, ha fatto varie competizioni internazionali e meriterebbe anche lei di fare il salto di qualità, perché io penso che anche a livello atletico sia superiore a tantissimi uomini. È un momento importante, sì, abbiamo anche No. La vicepresidente, insomma, dell'AIAC donna, insomma, un momento come giusto che sia. Io questi due signori, Claudio Cavillucci e Veronica Vettorelle, me li sono trovati al traguardo
di una gara podistica e viaggiano, viaggiano sì, per restare in tema, ma pure in Serie D trovi delle donne, fanno dei scatti, no, su sì, guardaligna, sì, no, impressionante, infatti, sì, bello, sì, bello. Volevo fare la sorpresa di questa, del successo del libro, se lo aspettava questa curiosità? Lo stesso Pasquale mi diceva che insomma era attratto in continuazione dalla lettura del libro e del successo che sta avendo. Si fa leggere. Sì, allora, ci speravo, me l'aspettavo, no, perché sono un neofita dell'editoria, quindi è la prima volta e mai mi sarei aspettato di scrivere un libro. E sicuramente l'argomento era interessante, ha fatto rumore, certo. Certo, perché, però non volevo che non fosse un libro soltanto per gli addetti ai lavori, volevo che fosse un libro che lasciasse qualcosa, che lasciasse un messaggio, che venisse letto dai ragazzi, e infatti ci sono stati molti dissidi prima dell'uscita del libro, che è stato rimandato con la casa editrice, che naturalmente, essendo una casa editrice che ha scritto libri di inchiesta importanti come Mani Pulite, come lo scandalo del Vaticano, puntava più sulla parte scandalistica, sulla documentazione inedita, però io volevo lasciare una morale. Però alla fine abbiamo il giusto mix, è servito, perché è un libro che... Fatto centro. I complimenti più belli che ho ricevuto sono stati dalle mamme e dai papà dei ragazzi che hanno comprato il libro, che si sono ritrovati il libro nelle mani, che non avrebbero mai letto, e che quando dopo letto si sono sentiti di mandarmi un messaggio, perché dicendo che erano contenti che il proprio figlio avesse letto un libro del genere. Prima di chiudere con Ruben Oliveira, all'inizio della trasmissione ha parlato di giocatori che l'hanno sorpresa dal punto di vista tecnico, come Chiesa, come Missiroli. Ci fai il nome di uno o due giocatori veramente corretti che ha trovato in Italia? Ma guarda, io non ho avuto veramente mai problemi personali, perché ero consapevole del mio ruolo e di quello appunto dei calciatori. E io onestamente non mi sento di dire che ci siano giocatori più corretti o meno, poi le situazioni sono tutte differenti, perché poi il giocatore e anche l'arbitro, al di fuori del terreno di gioco, è un'altra persona, ha la famiglia, ha i propri problemi, quindi si arriva alla partita in momenti differenti della propria vita, e quindi quel giocatore che quel giorno può essere il giocatore peggiore, perché casomai a casa avrà avuto un problema, perché avrà litigato con la moglie o non so, sicuramente avrà dissidi nello spogliatoio, il mister non lo comprende, ci sono tante varie sfaccettature che possono incidere su quella singola partita. L'arbitro ha il compito e il dovere anche di capire queste situazioni e cercare fino alla fine di mitigare e di essere autorevole anziché autoritario. Quindi onestamente diciamo che do il cartellino verde a tutti quanti. Come nella pallavolo. Chiudiamo con un messaggio, e credo che sia un messaggio che fa piacere, con il quale chiudiamo in maniera davvero piacevole. Grande Ruben, avanti così, sempre con la tua personalità e il tuo grande stile in campo e nella vita. Vogliamo chiudere con questo messaggio. Va bene. Grazie mille. E ne sono arrivati davvero, davvero tanti. E scrivo un libro anche te adesso, No, non lo so. C'ho la mente ancora sul campo, dai. Bene, è stato davvero un piacere avere con noi Ruben Oliveira e Claudio Cavillucci. Davvero 2 ore volati via in maniera piacevole. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. L'appuntamento ovviamente è per martedì prossimo, Pasquale, 21:15. Siamo Dilettanti e seguite la nostra striscia di informazione quotidiana su Lazio TV. Buona serata.